Si chiude senza il botto il calciomercato del Pescara. Le ultime ore portano in biancazzurro il giovane difensore classe 2000 Rodrigo Gut in prestito dall'Atalanta. Un ritorno di fiamma per una pista che sembrava abbandonata, ma che poi è stata ripresa vista l'impossibilità di firmare un difensore più maturo e affidabile. Nulla da fare per Fabio Pisacane del Cagliari. L'Ascoli ha fatto muro per Riccardo Brosco, rifiutando anche un possibile scambio con Edgar Elisalde. Sondato Luca Rossettini del Lecce, che ha declinato. Sfumato anche l'obiettivo di un ulteriore centravanti da consegnare ad Oddo dopo Asensio e Setter. Così, oltre Gut, l'ultima giornata di mercato è servita per formalizzare operazioni già impostate nei giorni scorsi. Arrivano in prestito il difensore Luca Antei dal Benevento, il trequartista Dejan Vokic, anch'egli dal Benevento, il terzino Mardoci Nzita dal Perugia e poi il ritorno dal Parma del portiere Fabrizio Alastra per surrogare il lungo stop di Del Favero. In uscita Gennaro Borrelli al Cosenza in prestito con diritto di riscatto, Cristian Bunino in prestito al Teramo e Fabio Morselli a titolo definitivo al Legnago. Restano in biancazzurro Ventola, Elisalde, Crecco e soprattutto Drudi, che la società non ha potuto far partire con destinazione Cesena. Il Teramo chiude il mercato puntellando l'attacco. Come detto, si assicura Cristian Bunino in prestito dal Pescara e che nell'ultimo anno e mezzo ha indossato le maglie di Juventus Under 23, Padova e Viterbese. Il giocatore, che sta smaltendo un fastidioso infortunio, aveva l'accordo col Monopoli, ma le insistenze di Teramo e Pescara lo hanno convinto a restare in Abruzzo e a lavorare alla corte di Massimo Paci. L'altro innesto è Eric Gerbi, prelevato in prestito dalla Sampdoria, dove ha militato nella primavera. Sfumato lo scambio Birligea della Giovanna con Limolese, così come sfumata la cessione di Iotti al Renate. Iotti che potrebbe finire al Foggia, per cui il mercato chiuderà tra una settimana.